Ok, mi riesci a prendere il... Toh, tieni la carta intanto. Riesci a prendermi il portafoglio? Ma che bella sta carta, cioè? Di chi è? Corvi is an exciting brand that combines... Guarda che non è il canale americano, eh? Ah, sì, scusa, hai ragione. Curve non è una semplice carta. Curve combina il tuo intero portafoglio in una carta o anche semplice app. Sì, esatto. Questo significa anche tutte le tue altre carte e persino le carte fedeltà. È come Spotify o Netflix, ma per le banche e non solo. Personalmente uno dei pro migliori di questa carta è l'aiuto che mi fornisce nella gestione dei miei soldi. Preparatevi perché ora vi faccio cadere dalla sedia, se ci siete seduti. Cashback istantaneo fino al 20% spendendo sui tuoi brand preferiti come Deliveroo, Uber, Amazon e molto altro. Con questa carta metallica potete scegliere 6 dei vostri negozi o brand preferiti e ricevere l'1% di cashback ogni volta che acquistate. Guadagnerete anche punti, i quali verranno tramutati in reale denaro, cash flow money, boom boom. La possibilità di viaggiare indietro nel tempo fino a 3 mesi. Hai pagato con la carta sbagliata? Semplice, ne scegli un'altra. Stai pagando e la tua carta principale è a secco? Niente più brutte figure. Curve ne utilizza subito un'altra senza dare messaggi di errore. E in tutto questo la carta Basic è gratis. Scarica l'app, verifica la tua carta, procedi col tuo primo acquisto e guadagna 5 euro. Così, regalati. Ovviamente più carte hai, più benefici avrai. Non vuoi la carta? Semplice. Curve è compatibile con Apple Pay, Samsung e Google Pay. Passa il telefono sul POS, paga e vai. Curve non è una banca, è un portafoglio che rende turbo tutte le tue altre carte già esistenti. Grazie Curve per avermi mandato la carta e ora procediamo col video. Polini trasforma il meglio in Massimo. Il Massimo Polini, che è il fratello di Simon. Ah, è vero, Massimo Polini. Ah, ecco cosa ti volevo dire. Sai che a me di carburatore l'ha andato più grosso del tuo? Curiosi di vedere il booster? Eccolo. Yuri dell'azienda Yuri Moto ha provveduto a restituire la targa al proprietario, giustamente, e ci siamo diretti al passaggio di proprietà, in modo da avere una nuova targa per me, visto che questo scooter sarà stradale. Devo ringraziare Yuri anche per l'aiuto nella ricerca del booster, ha trovato lui questo cimelio messo in perfette condizioni. Il booster non l'ho neanche portato a casa, tanto è da preparare completamente Polini, quindi direttamente in officina. Ah, partiamo subito con i mezzi seri? No bro, quelli sono i mezzi seri. Yuri prepara scooter da corsa, quindi ho trovato nel suo showroom ovviamente coppe e scooter super pazzi da competizione. Era ora però di scaricare il nostro potentissimo booster. Con questo poi ci corriamo in pista? Ovvio. Ovvio. Wow. Ma dai, booster, non sono mai stato capace di impennare, come visibile da queste penose prove, ma giuro che a fine progetto mi impegnerò per metterlo su una ruota. Allora, questo booster è stato scelto grazie a Yuri, perché io mi sono affidato a lui perché è un esperto. Gli ho detto, dobbiamo prendere il booster più bello che c'è. Allora, mi spiegavi la differenza tra MBK, Yamaha e questo qui, perché è più bello degli altri? La versione più bella degli anni 90, sì, è questa, sì, perché era l'ultima versione del modello vecchio. Ok, ok. Quindi la versione un po' più aggiornata. Ok. Cambiavano le frecce, che sono un po' a goccia, mi dicevi. Esatto, e non sono dritte. Ok. Le leve sono un po' più squadrate, un po' più grosse. Sì. I deviolucci. Ok. Le forcelle un po' più grosse, ah, rispetto al precedente. Ok. E il disco freno, sì, leggermente più grosso rispetto al modello precedente. Quindi diciamo che questo è il vero booster, quindi non quello che è uscito dopo, ma il migliore del vecchio modello. Esatto. Ok. La versione più aggiornata del modello vecchio. Del modello vecchio. Poi quello nuovo invece aveva il faro davanti diverso, giusto? Cambiavano tutte le carenature. Esatto. Non aveva il fare la così. La vera icona degli anni 90 è questo. È lui, lo Spirit. Sì. Qualche giorno dopo. Thank you.
Wow, quale cazzo era il trucco? Bisognava tappare l'aspirazione. Ah, vediamo di ucciderci. Segna che manca l'olio. Vabbè che tanto sto motore, cazzo ce ne frega a noi. Aspettando Danny iniziamo a smontarlo. Prima cosa da smontare mi dicevi? Prima la sella e poi le carene dietro, giusto? Per correre in pista poi lo tengo il portapacchi. Per fare le penne è ottimo. Ah sì? MBK Industrie. Supporto qua. Beh, comunque come telaio, cioè non è messo male, non c'è ruggine, non c'è niente, che dici? No, è solo da pulire, basta. Vero? Quella che appena ha levato era la campana? Campana e frizione. Qui sì. Hanno tolto le alette. Sì. Perché probabilmente volevano far scaldare di più la trasmissione. Ma no! Che bella idea di merda! Ma adesso come facciamo? Rimontiamo su questa? No! Ah, ok. Dovrebbe essere così. Non è proprio. Ha visto giorni migliori, dai. È un'elaborazione, è base, ma è il top. Da fare sul booster. Ok. Secondo me. Perché sennò poi dopo si ha problemi di surriscaldamento. Non ne vale la pena per la tipologia di motore che. Ok. Ta-dan. Abbiamo la marmitta. Guarda qua. Passioni. Che belle anche le manopole, ma c'è tutto qui. Manopole per i piloti più spinti con tanto di sì. Paraleva. Frizione. Ok. Variatore. Cuscinetti di banco e paraoli. In C4 ho visto. C4 nel senso che esplode? Cambia le tolle. Esatto. Cinghia, coperchio rapporti. Rapporti secondari allungati di sicuro. Albero motore. Perché se lasci l'originale cosa succede? Esplode. Sbielli in un nanosecondo. Davvero? Questo è il cilindro. E? Ah, eccolo qua il carburatore. Di cui ti parlavo prima. Sì. 21. Il 21? Sono la parte più bella. La marmitta muffler. Andiamo con Race 4. Wow. È bellino anche il silenziatore così nero, eh. Stupendo. Non dà neanche troppo nell'occhio. C'è solo scritto Polini. Sembra quasi originale. Quasi originale. Che bella che è, oh. Quindi con questo qua di muffler ti trovi bene. E per tirar via quello sport qua. In realtà nasce per i cerchi dalle auto, ma. Ok, ma in realtà funziona bene anche qua. Il mio fa paura. Ah sì? Pulitore cerchi e gomme. Ok. Poi è arrivato Danny. Sono qui col mio compagno di elaborazioni, di avventure. Scorribande. Scorribande, di illegalità. No, non illegalità, non diciamo. No, perché sono pure non paga. Non pa- no, 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 no. Lo scooter è già stato scaricato, l'abbiamo messo giù. E abbiamo già iniziato, prima che arrivassi, abbiamo solo staccato le carene, abbiamo staccato un po' di robe. La vatina, però, adesso dobbiamo togliergli tutto il blocco. Lo sfiliamo. Lo sfiliamo, ti faccio vedere i pezzi di Polini, così ti sono goderecci, sono tanti, sono molto belli, sono molto belli. Sono stati tirannosauri oppure hanno elargito? No, no, hanno elargito. Ah. Va bene, andiamo giù e smontiamo tutto. Seguiteci. Let's go. E Yuri consigliava di mettere però le gomme stradali, non queste tassellate così. Conviene. Sto guardando cosa è successo adesso. Dove? Per spacchiata la pompa del pedale. Davvero? Adesso, ora? La potenza del booster. Il booster è difficile da tirare su, sono tonnellate. Vedete questa cosa qua? Adesso la andremo a recuperare con una mia tecnica piuttosto particolare. Okay. Infatti in collaborazione con un Iposca. No! E io sistemo così. Ma almeno una bomboletta, no? Un Iposca. Qui, che lo vedete vuoto, la nostra idea è quella di riempirlo. Sì, fidati che se noi lo riempiamo di cose che ci ha dato Polini, dopo ci sarà. Funziona meglio di così. Ah, ecco cosa ti volevo dire. Sai che a me di carburatore l'ha andato più grosso del tuo? Però c'è una spiegazione che me l'ha data anche lui. Perché per le gare il limite è 19. Ok. Quindi per essere regolamentare. E io cos'ho il 19? Hai 19. A me è andato più. Sì, ma un 19 allargato a 24. Io? Davvero? Sì. Allora il mio è più piccolo comunque. Tu è più piccolo. Allora Grimeca. Che cazzo, Grimeca comunque ha fatto delle cose interessanti. Tu non vuoi Grimeca perché vuoi quella di Polini. E allora dobbiamo chiedere a Simon. Ma guarda che Grimeca faceva cose anche per la MotoGP, eh. Sei sicuro? Sì. Ducati solo Grimeca. Lei si faccia gli affari suoi che non sa niente lei. Allora ci spiegavi che questo è questa un ventolino. La ventola di raffreddamento. Quindi quando fa caldo io metto lì la mano e lui mi rinfresca. No, col turbo che sgomma. Ehi,
Che è? Voi da casa cosa fareste? Il cavalletto centrale, sì o no? Io sono per il team no. Più leggero, più aggressivo e si arroga il diritto di arrivare con il piede e aprire il laterale, quasi fosse una motocicletta. Lui invece è anziano, vuole il centrale. Però metti caso, sai, ti fermi davanti alla posta, ti rinchiudi. Che boomer, che boomer! Mi fai in posta! Sei seduto su. Vai a prendere la pensione. Perché la botte buona fa il vino bello. No. E poi c'era, venivamo dal bendo con il booster. Sopra il booster. Signor Simon, io mi dissocio. Io oggi io sono qui di passaggio. Signor non li conosco. Non li conosco. Ricordiamo, questo è un Minarelli verticale, come potete vedere. E infatti, siccome è messo così, non c'è spazio per il sottosella. Nel sottosella c'è il serbatoio. Non ha il freno a disco, ha il freno a tamburo. Quindi io quando faccio come la 1, sì, lui suona. Tu schiacci il bom bom e stai fermato a tamburo. Questa tagliala per cortesia. No, 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 questa invece rimane come. Per me potresti andare anche senza sella. Come fanno le no, questo ho fatto partire la storia. No! Non si posso credere. Sai cosa hai detto? Lascia stare, lascia stare. Il momento è catartico. Piano la schiena, piano la schiena. Ci ho cagato addosso. No, questo cilindro qua non era il suo originale. Attenzione, frode! Colpo di scena. Nuovo titolo clickbait, ci hanno scammato con lo scooterino. Esatto. Sì. Ambulazione decisamente grassa. Grassa. Questa la so, dentro il colore deve essere nocciola. E invece essere. Grazie. Lei che mestiere fa? Non lo so ancora. Beh, che io devo ancora capirlo. Continuiamo di. Attenzione. Grippato. E non c'è il pistone. Ma che bello questo pistone. L'hanno masticato? Sicuramente è una cinesata. Oh, ma che bello. 36. 15 più 18 non fa 36. Ehi. Io te maledica, te do un chiffon che ti impitori sopra il muro. Ti maledica. Mio Dio, ma lei è madrelingua. Hai visto? Cose che fanno in pochi. Guarda come si scende. Hai visto? C'è scomposto. Senti che bei fumi che. Inaliamoli con piacere. Sì, sì. Tanto prima o poi di qualcosa. Bisogna pure preparare. Io dico sempre, meglio prima che poi. Ma insomma. Guarda, io faccio un passo indietro sto giro. Wow! Polini, trasforma il meglio in meglio ancora. Com'è che era? Non lo so. Trasforma il meglio in massimo. In massimo, in massimo. Che bello slogan! Bene, abbiamo terminato lo smontaggio. Yuri così ci ha guardato. Grazie Yuri per averci dato certo, un supporto, supporto estremamente gentile. Più emotivo che tecnico, ma va bene così. Ci vedremo nel prossimo episodio, dove invece faremo il montaggio di tutta la roba che vi abbiamo mostrato. Possiamo chiedere ai fan che stanno seguendo in modo veramente accanito questa serie, sì, cosa farebbero per quanto riguarda la livrea estetica del booster. Perché adesso il booster, come avete visto, è giallo ed è molto molto bello. Molto bello. E essendo stradale ci sta che comunque mantenga una colorazione così, senza fare tutto polini esteticamente. Esatto. Quindi la nostra diatriba mentale era quella di facciamo la livrea racing polini come per lo Zip, nonostante questo scooter venga targato e girerà appunto Passion per la strada, o manteniamo il look estetico originale del booster, però ovviamente con la preparazione for race e il 70 del fatecelo sapere polini. Nei commenti, va bene, commenta e sta lì a guardare quando finisce il video. No, il like, che ogni volta che io non li chiedo, no, di chiederli, lo so, non mi... adesso non ne ho, metti, però clicca e metteteli voi. Non è di così. Ma di like. Sono amici di sempre, cazzo, non ce li ho. Grazie amici, noi ci vedremo al prossimo video. Un saluto. Grazie Yuri, davvero. È stato grazie, un prezioso Yuri. Elemento. Grazie. Dopo ti spiego bene questa cosa che non avevi capito prima, che non posso stare qua una giornata, dai. Il cilindro come si fa? Mi ha detto, tu dico io. Come si fa?